Il centrodestra scende in campo e tira le somme dopo 2 anni di amministrazione d'Anna. L'occasione è la riunione tra i vertici locali di Fratelli d'Italia, Diventerà Bellissima, Forza Italia e Lega, che si è tenuta lo scorso fine settimana a Giarre nella sede di Fratelli d'Italia. Un vertice durante il quale sono emerse numerose criticità, a partire dalle condizioni in cui versa l'ente sul piano finanziario e sulla vivibilità pubblica. Come è noto, si legge in un documento congiunto, il rigetto della Corte dei Conti del ricorso presentato dal Comune con riferimento allo stato dei conti rende di fatto quasi inevitabile la dichiarazione del dissesto finanziario. Nonostante la Corte dei Conti abbia ricordato più volte che la situazione di predissesto consente di effettuare solo spese inderogabili, il sindaco Angelo Danna, dopo essersi aumentato l'indennità, continua ad assegnare lucrosi incarichi che appaiono beffardi agli occhi dei cittadini giarresi, considerato lo scadimento della qualità di servizi a fronte di una tassazione locale onerosissima. Sindaco e giunta, secondo il centrodestra, isolandosi dal contesto socio-economico e politico del comprensorio Ionica-Etneo, avrebbero fatto perdere quindi a Giarre il ruolo di città leader del territorio, con una gestione all'insegna dell'antipolitica e senza un briciolo di programmazione in qualsiasi campo, usando spesso toni beceri e assolutamente ipocriti. Questa amministrazione, continua la nota, si è distinta per quello che giudichiamo essere stato un modus operandi politicamente ottuso, privo di contatto con la realtà e lontano dai bisogni concreti dei cittadini. A partire dalla rete stradale inagibile, vie sporche, gestione dei rifiuti carente, gli spazi pubblici asserviti agli interessi privati senza alcun controllo preventivo, servizio idrico in alcune aree che funziona persino a singhiozzo. Un attacco politico, quindi, dietro il quale si intuisce che la macchina elettorale sta cominciando a muoversi ed organizzarsi in vista delle prossime amministrative giarresi. Se arriveranno alla scadenza naturale di questa sindacatura o in anticipo è ancora difficile stabilirlo, nonostante da tempo si rincorrano le voci di una possibile mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, che allo stato attuale difficilmente però raggiungerebbe il numero di firme necessarie per l'approvazione. Fatto sta che il centrodestra è intenzionato a mettere in campo un'alternativa per la città, una squadra di governo rinnovata, autorevole, credibile e inclusiva rispetto anche ad alcune realtà civiche locali, conclude la nota. Una squadra capace di assumersi appieno le responsabilità che la città, ci auguriamo al più presto, voglia affidargli.